Ben ritrovati con Dentro i Fatti di TGCom 24. Abbiamo parlato ampiamente nella prima parte del nostro approfondimento di quanto attende oggi Matteo Renzi, quanto lo aspetta, ovvero una dura direzione del PD, anche se i numeri sembrano dalla sua parte. La riforma del lavoro, un tema che nelle ultime settimane ha occupato un po' le cronache principali, facendoci un po' scordare gli altri argomenti, ovvero quelli legati ai conti del nostro paese, alla necessità di una manovra, di una legge di stabilità che arriverà tra poco, di una spending review che non ha dato i risultati sperati. Ora potrebbero spuntare 7 miliardi che consentirebbero ad arrivare a quei 22 miliardi di cui ha bisogno il governo, che potrebbero appunto spuntare da varie riforme, come ad esempio quelle degli statali e altri argomenti. Ma allora, prima di addentrarci nel dettaglio, presentiamo gli ospiti con cui affronteremo questi argomenti. Uno è il nostro ospite ormai consueto, sto parlando del professor Baldassarri, presidente di Economia Reale. Buonasera. Buonasera a voi. E poi c'è con noi anche Angiolino Lonardi, che è stato anche spesso nostro ospite, direttore editoriale di Politics. Buonasera. Buonasera, allora si parlava di questi 7 miliardi diciamo che dovrebbero garantire una legge di stabilità più forte. Comunque siamo lì, diciamo, un po' con la calcolatrice in mano, ormai non si usa più la calcolatrice, più modo di dire, perché effettivamente Padoan ha parlato e ha detto che appunto dovrebbe essere quella la cifra per una legge di stabilità, diciamo così, forte, raggiungere circa 22 miliardi di tagli. Partiamo da Baldassarri. Ma intanto bisognerebbe chiedersi questi 22 miliardi di cosiddetti tagli a quale cifre si riferiscono, perché se sono 22 miliardi in meno, poi discutiamo in quale voci vanno, ma in ogni caso se sono 22 miliardi in meno rispetto alle previsioni future di spesa dei prossimi anni, c'è il rischio di ripetere il trucco che io ho chiamato tante volte il mistero della finanza pubblica dei 30 anni passati, e cioè questi 22 miliardi di tagli fanno riferimento alle previsioni di spesa dei prossimi anni, che esistono solo sulla carta, non rispetto alla spesa di quest'anno, e allora sarebbero sì tagli veri. Faccio un esempio molto semplice e rapido che ripeto spesso. Se quest'anno abbiamo speso 100 euro e partiamo per fare la legge di stabilità da una previsione di spesa per l'anno prossimo di 130 euro, proponiamo di tagliare 22 euro e in realtà la decisione non è di tagliare 22 euro, ma di aumentare la spesa da 100 a 108. Un po' meno di quello che sarebbe aumentata senza l'intervento, ma parliamo sempre di aumenti di spesa da un anno all'altro. Poi c'è da vedere appunto in quali specifiche voci si vanno a fare i tagli. È chiaro che devono essere riferiti alle voci che contengono di più sprechi, malversazioni, ruberie, grasso, come l'ha giustamente chiamato il presidente Renzi. E queste voci sono note da anni, indicate più volte dalla stessa Corte dei Conti, per un totale stimato dalla Corte dei Conti tra i 50 e i 60 miliardi di euro complessivi, e sono gli acquisti di beni e servizi e le forniture, l'erogazione a pioggia di fondi perduti per circa 30-35 miliardi di euro all'anno. E come è emerso in queste ultime settimane, le oltre 8.000 ex municipalizzate cosiddette, cioè società per azioni delle regioni, dei comuni, delle province e quant'altro, dentro le quali in realtà si nascondono non solo sprechi, ma anche francamente malversazioni. Il tema è proprio questo, perché su queste tre voci di spesa, politicamente, queste tre voci di spesa danno da sguazzare, non solo da mangiare, ma anche da sguazzare, a qualche milione di italiani. E fino ad oggi questi milioni di italiani che sono interessati a che rimangano queste spese in modo da sguazzarci dentro,
sono stati più forti politicamente degli altri 55-56 milioni di italiani normali che lavorano e pagano le tasse. Questo è lo snodo politico di fronte al quale è il governo Renzi, come lo è stato il governo precedente e tutti gli altri governi che hanno preceduto. La scelta politica è: su un piatto della bilancia ci sono gli interessi di un milione e mezzo di italiani coinvolti in quelle tre voci di spesa, e sull'altro piatto della bilancia ci sono i 55 milioni di italiani, diciamo, normali che lavorano e pagano le tasse. Questa è la vera scelta politica che occorre fare, perché certo, l'alternativa è che, continuando a foraggiare quel tipo di spesa pubblica, la ripresa non ci sarà mai, la disoccupazione continuerà ad aumentare e il paese è destinato ad una situazione sociale ed economica insostenibile. Altro che debito pubblico insostenibile, è la situazione socio-economica che sta diventando di mese in mese sempre più insostenibile. Ecco, Lonardi, diciamo che il tema dei tagli è forse vecchio come, diciamo, la storia della Repubblica, perché comunque si è sempre parlato di, diciamo, almeno di una spesa pubblica che si gonfia a dismisura, che poi finisce con l'essere un ostacolo anche nel momento in cui deve un governo attuare una legge, perché poi alla fine ci sono dei fronti comuni che impediscono di andare a sforbiciare. Tra l'altro anche il lavoro del commissario Cottarelli, che è stato richiamato da Washington, è finito poi col, diciamo, col ledere con alcune intenzioni del governo. È sembrato anche un po' paradossale questo. Sì, che dire, se lasciamo per un momento da parte la vicenda Cottarelli, diciamo che l'operazione Grasso che Cola, cioè tagli al Grasso che Cola, è rintracciabile anche nel decreto sulla riforma della PA, che in questi tempi è in discussione. È interessante andare a vedere e seguire l'andamento delle audizioni, è una processione continua di enti, presidenze, realtà, che vanno a sostenere la causa della immutabilità del quadro attuale, così da provocare, diciamo così, la situazione che da tempo noi tutti osserviamo: un presidente del Consiglio più veloce che guarda in avanti e strappa più non posso, un Parlamento arroccato e conservativo e poi una straordinaria classe amministrativa che cerca, come dire, di difendere le posizioni acquisite. In questa situazione, francamente, non ritengo che il problema stia nella errata indicazione di marcia che il governo propone, certamente come tutte le indicazioni di marcia riformabile o aggiustabile, ma proprio nello scollamento e nella impossibilità della liturgia conseguente a stare dietro a questo tipo di velocità. E il tema della velocità non è una questione che riguarda il fatto che poniamo un giovane ami di più scattare piuttosto che invece essere riflessivo, è il mondo che è straordinariamente veloce. E prima sentivo nel blocco precedente si parlava di agricoltura e di embargo, ma oggi la Banca Centrale Europea degli Investimenti ha finanziato le infrastrutture dei trasporti del Kazakistan per 200 milioni di euro. Quindi intendo dire che i segni della velocità mondiale per cui bisogna correre, andare avanti e evitare di star fermi sono presenti, sono agli occhi di tutti. Vengono superati anche le grandi questioni politiche, l'Ucraina, la Russia, eccetera. No, sì, stavo dicendo, appunto, confermando questo investimento, e noi siamo qui appunto a discutere che cosa. Adesso a me piacerebbe dare un'infinità di esempi sulla cosa che sto dicendo, perché addirittura la scorsa settimana l'altro provvedimento che in qualche modo vuole segnare la discontinuità col passato è lo sblocca Italia. Noi abbiamo visto il presidente della autorità per i trasporti che all'ottava commissione del Senato si è presentato dicendo: l'articolo 5 dello sblocca Italia non va bene perché secondo noi non è nemmeno compatibile con l'ordinamento europeo. Secondo punto, perché non è compatibile con quello che abbiamo stabilito noi. E terzo punto, perché noi riteniamo
che le concessioni autostradali, nel momento in cui scadono, debbano essere rimesse a bando di gara. Ora, immaginare che ci sia un governo che afferma la necessità di velocizzare le decisioni attraverso un decreto legge e poi il presidente, ripeto, dell'autorità, non il presidente certo. dell'autostrada del Brennero piuttosto che della Milano-Venezia, che di fronte alla Commissione di un ramo del Parlamento fa affermazioni di questo tipo, dice molto chiaramente qual è la difficoltà a procedere, e mi pare che siamo arrivati a questo punto. Ecco, Lonardi, tra l'altro sembra proprio appunto che poi forse si attribuiscono, mi perdoni la provocazione, troppi poteri al governo, nel senso dovrebbe averli, ma poi ci sono rivoli di figure varie che poi sconfessano l'operato. Prima di tornare però da voi, vorrei fare proprio un salto a Roma, lì dove è atteso il capo del governo Matteo Renzi, oggi più che altro come segretario del PD, però mai come oggi forse le due posizioni si incrociano, perché Renzi illustrerà la sua riforma del lavoro, che poi sarà il tema principale, la prossima riforma, diciamo così, in campo, e oggi lo attende anche una fronda interna del partito. Andiamo subito dalla nostra Laura Cannavò. Sì, Leonardo, allora la tensione cresce, c'è sempre molta attesa per le parole che dirà Matteo Renzi, soprattutto da parte delle minoranze. Perché? Perché l'atteggiamento che terranno all'interno di questa direzione le minoranze, che ricordo si stanno riunendo dalle 3 alla Camera per stabilire quale sarà la loro posizione, aspetteranno di sentire quello che dirà Matteo Renzi, cioè se appunto farà delle aperture oppure no, e in base a questo stabiliranno come comportarsi, cioè se presentare un proprio documento che probabilmente non verrà messo in votazione, oppure se semplicemente votare no alla relazione del segretario. Poco fa è arrivato anche Pippo Civati, uno dei leader appunto della minoranza, che ha detto: io sicuramente non voterò questo Job Act così come si è presentato, così come l'ha presentato Matteo Renzi ieri sera. Ha detto che le parole di ieri sera sono state parole di destra, e quindi appunto che la minoranza così com'è non lo voterà, e che appunto non c'è nulla da perdere. Dunque la difficoltà anche di un'altra parte della minoranza, quella più vicina a Renzi, quella dei giovani turchi, che anche questa, quindi Matteo Orfini ed altri, che aspetterà di sentire quali saranno le parole del segretario. Insomma, si aspetta un'apertura, si aspetta in qualche modo una sintesi che potrebbe ricompattare, che potrebbe non far arrivare ad un voto contrario, ad un voto comunque che sicuramente darebbe a Renzi la maggioranza, perché 80-20 è la proporzione certo. appunto dei renziani all'interno della direzione. Allora, ti ringrazio Laura. Oggi si è tenuto anche però un incontro dei sindacati, che dovevano proprio concertare la mobilitazione contro il governo. Di fatto però si è sancita la frattura. Poi non sempre i sindacati vanno sempre alle manifestazioni, diciamo così, a braccetto, passatemi il termine. Però CGIL andrà da sola, si è un po' rinsaldato l'asse con Fiom, mentre CISL Will hanno altre idee, tra l'altro stanno cambiando anche i propri segretari generali. Ma andiamo a sentire proprio le dichiarazioni dei segretari dei 3 principali sindacati, così dopo ne parliamo anche con i nostri ospiti, che ricordiamo sono Mario Baldassare e Angiolino Lonardi da Roma. I contributi. Il contratto Cocco verrà cancellato col contratto a tutele crescenti. Che cosa ne pensa di questa apertura? Beh, penso che il Presidente del Consiglio non sappia neanche che il contratto a Cococò non c'è più e vale solo per i pensionati che a regime di pensione vigenti fanno anche delle collaborazioni. Segretario, Renzi ha detto che i sindacati sono le uniche aziende sopra i 15 dipendenti dove non c'è l'articolo 18. I partiti, la Chiesa, tutte le organizzazioni di tendenza, noi lo applichiamo come regola nostra interna e siamo immediatamente pronti all'estensione. Quello che credo che sia comprensibile a tutti è il dire: ci sono dei lavoratori che hanno delle tutele e altri ne hanno molto di meno o zero. Facciamo in modo che, senza togliere niente a nessuno, proteggiamo di più le persone che lavorano e che hanno meno protezioni. Ma quindi questo ha un senso. Segretario, ma questo vuol dire che il resto è una cosa veramente ideologica. Per voi, dopo l'apertura di ieri di Renzi, c'è meno spazio per una manifestazione, una protesta tutti assieme, CGIL, CISL e UIL? Noi giudichiamo i governi per quello che fanno.
Senta, da, molto, da molti anni e continuiamo su questo. Quindi giudicheremo questo governo come tutti gli altri, dalle cose che fa. Ecco, queste le posizioni di Will e CGL. Vorrei tornare dai nostri ospiti, Baldassarri e Lonardi. Allora, in questi giorni qualcuno ha accostato, poi vedremo se impropriamente o con diciamo assonanza perlomeno o con vicinanza del progetto politico, Renzi a Margaret Thatcher. Perché? Perché la Thatcher negli anni Ottanta, non la farò molto lunga, si emise, diciamo, fece un duro scontro nei confronti dei sindacati, dei potenti allora sindacati inglesi per riformare il lavoro, e qualcuno dice che Renzi stia facendo lo stesso, di fatto mettendo all'angolo i sindacati. Torniamo proprio al tema e andrei allora da Lonardi. Si parla spesso della lentezza nel fare le leggi anche per le parti sociali in causa. La riforma del lavoro, le varie riforme del lavoro hanno sempre avuto appunto il tema della concertazione con i sindacati al centro. Questa volta Renzi sembra voler fare, diciamo così, prima parlava di autostrade, sembra aver preso la corsia preferenziale e può andare, diciamo, dritto senza curarsi di loro. È una frattura, diciamo così, insanabile, anche questo sarà un momento decisivo nella storia del nostro paese. I sindacati sono effettivamente un po' alle corde? Penso che sia una frattura insanabile, ma non perché lo vuole e lo decide Renzi, ma perché così è la realtà dei fatti. Penso che Renzi abbia presente, per restare al tema della velocità, la necessità di avere un sistema lavoro in grado di fronteggiare un mondo nel quale non qualche fondo di investimento, ma qualche fondo dei fondi di investimenti può decidere il destino dell'Italia più di quanto un Presidente del Consiglio e un governo messi insieme siano in grado di fare. Penso che Renzi sia consapevole che deve chiudere la partita prima che il provvedimento Jobs Act passi alla Camera, perché lì alla Camera, nel fortino del sindacato che è la Commissione Lavoro, non avrà allora possibilità di mediare. E penso che sia in questo momento cercando tutti gli argomenti convincenti per dire al sindacato che questo ce n'est qu'un début, si sarebbe detto un tempo, è solo l'inizio. Mi ha colpito molto nell'intervento di ieri l'insistenza con cui il Premier ha parlato di formazione e non ha certamente invocato la formazione come strumento per la riqualificazione. A mio modo di vedere intendeva richiamare alla memoria di tutto che esiste 1,099 miliardi di euro, dati 2010, purtroppo non sono aggiornati, di formazione nei vari segmenti rivoli della pubblica amministrazione, molti dei quali passano attraverso la gestione dell'atto formativo gestito dal sindacato. Mi sembra di comprendere che Renzi voglia in tutti i modi richiamare che da questa messa cantata che si sta celebrando attorno all'articolo 18 se ne può uscire ciascuno scendendo dal piedistallo dell'altare e comprendendo che il mondo oggi non funziona attorno all'articolo 18 in nessun caso, ma funziona intorno alla capacità e alla velocità e al rimboccarsi le maniche e a fare in modo che tutto il lavoro che fino adesso non è stato intercettato dal mondo sindacale possa essere più opportunamente inquadrato all'interno di vincoli, se si vuole, meno rigidi ma più universali. Ecco, Baldassarri, vorrei chiederle, mi ha colpito un articolo oggi che proprio in qualche modo veniva messo in contrapposizione alla legge di stabilità, la conferma in qualche modo che nonostante la crisi che erode i risparmi degli italiani, però gli italiani nell'ultimo anno hanno messo via 32 miliardi, questo poi è un dato chiaramente in chiaroscuro perché c'è anche una propensione a non spendere che poi si va a riallacciare alla deflazione. È uno studio, un'impresa, gli italiani diciamo mettono da parte appunto perché non si fidano del momento, non si fidano forse neanche della capacità del governo Renzi di dare uno scossone all'economia e così accantonano denaro e rimandano a tempi chissà quando arriveranno migliori le spese. Come poter interpretare questo dato? Ma che gli italiani sono persone di enorme buonsenso e non guardano tanto le chiacchiere o gli annunci, ma guardano un po' le proprie tasche.
qui c'è un rischio che la disoccupazione aumenti, siamo nella piena incertezza, non sappiamo se e quando e come ci sarà un segno di ripresa, forse nel 2015. Per di più c'è la deflazione e quindi i prezzi sono fermi o addirittura stanno scendendo, evidentemente tutti rinviano gli acquisti. Ecco che nel rinviare gli acquisti si determina questo aumento di risparmio. Per cui chi ha i soldi non li spende, chi non ha i soldi non li può spendere e da qui la crisi da domanda nella quale siamo sprofondati. Ma mi faccio aggiungere tre considerazioni rapide sulla questione della riforma del mercato del lavoro. La prima, è evidente che il problema non è l'articolo 18, ma la riforma complessiva dello statuto dei lavoratori. La seconda, è evidente che occorre estendere le protezioni a tutti quelli che non ce l'hanno e che negli ultimi anni sono diventati milioni e di milioni di precari. Terzo, è altrettanto evidente però che la protezione non è la cassa integrazione a vita o soltanto la garanzia di un reddito di sopravvivenza, ma la vera protezione è la formazione per riaccompagnare i lavoratori che perdono il lavoro o che non ce l'hanno a cercare un altro lavoro, a trovare un altro impiego. Ebbene, qui ci incrociamo con i temi degli sprechi della spesa pubblica. Perché? Perché purtroppo in tutti questi anni i corsi di formazione, che sono in gran parte in mano alle regioni con dentro i sindacati, disperdono miliardi di euro all'anno e, come sappiamo, non servono ai lavoratori o ai giovani che devono essere formati, ma servono ai formatori, cioè servono per distribuire prebende a chi va lì a far finta di insegnare un qualche mestiere e ogni tanto vediamo le puntine dell'iceberg, per esempio corsi di formazione professionali per veline o corsi di estetisti e parrucchieri e quant'altro. E nessuno va a controllare effettivamente se gli iscritti a questi corsi sono veri o sono falsi e soprattutto quali sono i risultati finali. Alla fine di questo corso di formazione, quel giovane o comunque quella persona che ha fatto il corso di formazione presso la regione ha trovato un altro impiego, ha trovato un altro lavoro. Ecco, queste sono le questioni di fondo e non tanto lo scontro epico sull'articolo 18 che serve da alibi ad entrambi le parti. Lei diceva, qualcuno ha paragonato Renzi alla Thatcher, si può essere d'accordo storicamente o meno con la signora Thatcher, ma la signora Thatcher non ha fatto annunci, ha fatto provvedimenti e comportamenti. È questo che deve essere chiesto al governo Renzi, cioè smetta di fare annunci, smetta di fare, come si dice, Twitter e faccia disegni di legge come sta facendo adesso con la riforma del mercato del lavoro. Resta però il grande tema, lo stretto tra Scilla e Cariddi, che è fra due settimane la legge di stabilità. Lì dovremmo vedere, ci sono i tagli veri di spesa pubblica, ci sono i tagli veri delle tasse alle famiglie, alle imprese, del cuneo fiscale, ci sono le risorse per il rilancio degli investimenti. Ecco, dai numeri che appaiono, soprattutto se quei tagli che abbiamo discusso prima si riferiscono non al valore storico di quest'anno, ma alle previsioni future e futuribili, certo, di aumenti di spesa, e allora siamo come negli ultimi 25 anni. Allora, Baldassarri, facciamo finta, mi rimane di tagliare la spesa e la spesa aumenta. Certo, mi rimane veramente un minuto per poter fare anche una domanda a Lonardi. Si parla spesso appunto di fattibilità delle leggi, anche la legge di stabilità è una legge che poi spesso muta nel suo iter. Assolutamente, anzi è straordinariamente l'emblema delle leggi che mutano, non è una come tante altre che... Omnibus per eccellenza, direi. È quello che noi abbiamo imparato a conoscere negli anni passati sotto il fenomeno del grande assalto alla diligenza, certo. Allora, ringraziamo allora Angiolino Lonardi di Politics, direttore editoriale, e anche Mario Baldassarri, noi di appunto Presidente Economia Reale. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.